Il gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Decide di sfruttare la fascia. Diaz riceve un bel pallone. La mette sulla sinistra. Occasione per il contropiede. Mello. Cercano l'azione veloce, se ne va, arriva nella tre quarti avversaria, colpisce il pallone e da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. L'azione di contropiede è stata veramente ottima, peccato per il tiro, non irresistibile. Alza la palla in profondità verso un compagno. E qui deve tirare. E c'è il gol! Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Sala. C'è l'opportunità per il contropiede. Vede la porta. Poteva finire in modo davvero diverso, una scappata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Grande movimento nello spazio. La mette in mezzo. La toglie dalla porta. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Il Perugia ha ancora un tempo davanti. Nulla è perduto. Ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso. E prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Diemmello. Può provare. Arrivare.
Sala e passa, riceve la palla, si libera la grande. Gil Dias la mette dentro. Gil Dias commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Terzi. Mostrano un buon controllo del gioco. Sala. Bartolomei. Mora. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Iemmello. Pallone lungo in verticale. Terzi e conquista la palla. Va al tiro! E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Scodella in avanti. Allontana il pallone. Sono stati graziati per aver perso palle in modo incredibile. Tenta di allontanare il pallone. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Pallone filtrante a superare la difesa. E a tu per tu con l'estremo. Occhio alla conclusione. Il pallone è dentro. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo. Ma lui non si è fatto intimorire. Bartolomei, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Conducono con una rete in più degli avversari. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altre 4 minuti. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Calcio d'angolo per loro. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Dias con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Recuperano il possesso del pallone. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Ultimo assedio in cerca del gol della vittoria. Palla alta nella zona laterale. Prova la giocata di Fino. Vediamo se crossa. Pericolo.
Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Jacopo Sala. Mora. Gil Dias. Provano a partire in velocità. E passa! Libero al momento giusto. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Gyomber con l'intercetto. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Cerca l'uomo là davanti. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Bartolomei allarga il gioco a destra. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. C'è la palla lunga in avanti. Ci mette una pezza. Finisce.